storia inizia con 1000 cavalli e un peso al di sotto dei 1600 kg. Potrebbero essere i numeri di una moderna supercar con motore a pistoni. Invece si tratta di un'elettrica, per giunta a trazione integrale. Il nome Theory One suggerisce che si tratta solo di una concept per il momento, ma il suo scopo è quello di anticipare la nuova coupé Lotus prevista per il 2027. Nome in codice Type 135. Sappiamo sul suo conto che dietro questa linea affusolata come una freccia si nasconde tantissima tecnologia. È una sportiva a tre posti con una posizione di guida centrale e con un passeggero su ciascun lato, dietro al conducente. Insomma, stile McLaren Formula 1 per capirci. È alta appena 1,14 m e larga 2. E poi tutta la struttura è realizzata in materiale composito e policarbonato. L'aerodinamica attiva si unisce al concetto di utilizzare motore e batteria come elementi portanti, sottoposti quindi a sollecitazioni dirette dalla sospensione, riducendo la complessità e il peso senza la necessità di un sottotelaio. L'ala posteriore mobile è stata montata direttamente sull'assemblaggio della sospensione per garantire che la deportanza agisca sui montanti fino ad arrivare agli pneumatici. Diamo uno sguardo ai numeri, giusto per inquadrarla meglio. 0-100 in 2 secondi e mezzo per una punta massima di 320 km orari. C'è la trazione integrale, come detto, è una batteria non troppo ingombrante da 70 kWh. Lotus parla di 400 km di autonomia. Vedremo se poi le cose staranno davvero così. Dentro questa concept è super minimal. Non ci sono i sedili, ma semplicemente coperture morbide sul carbonio a ospitare pilota e passeggeri. Spettacolare poi il movimento delle portiere studiate per consentire di aprirle anche in spazi stretti. E poi sulle portiere una striscia OLED per comunicare con il mondo esterno. Insomma, sembra chiaro che l'elettrificazione per Lotus, dopo l'EMEA e dopo la berlina Eletre, non si fermi qui, ma questa volta è come se la filosofia della leggerezza su tutto possa essere reinterpretata in chiave moderna. E allora ditemi voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti.